29 Tecnico Elements, 25-65 Colbe Caruso, e poi sono stati molto vicini nei Program Components, perché 23-45 per la coppia azzurra, 23-42 per la coppia tedesca. Intanto sul ghiaccio vediamo la coppia ungherese Susanna Nagy, Mate Fejes. E qui Fabrizio potrai farci notare, in questo momento siamo stati più presi ovviamente dalle esibizioni dei nostri azzurri e di Stefano Caruso. Puoi farci notare tutte le particolarità. Allora, partendo dal fatto che quest'anno lo stile sono le musiche latine, gli atleti, le coppie possono scegliere fino a 3 ritmi differenti delle musiche. Gli elementi invece tecnici che devono presentare sono i side twister, che è quello che stiamo vedendo adesso e che comporta determinate caratteristiche per poter ottenere i livelli. 2 sequenze della pattern dance della rumba che contengono quei famosi key points che, se eseguiti correttamente, determinano il livello, un sollevamento e una sequenza di passi in parallelo, quest'anno obbligatoria per tutti sul cerchio, quindi disegno circolare. Ecco, adesso stanno iniziando la prima sequenza della rumba, la rumba numero 1, che è quella rivolta sul lato dei giudici. A primo impatto può risultare un elemento tecnico abbastanza semplice, perché non si vedono dei passi molto intricati, ma il pannello tecnico in questo caso va a controllare il perfetto posizionamento dei piedi, quindi anche i fili e le tracce che vengono disegnate sul cerchio. Adesso stiamo vedendo proprio la sequenza di passi in parallelo sul cerchio. Una caratteristica della danza su ghiaccio per identificare i livelli delle sequenze di passi è la sezione su un piede. Ai pattinatori viene proprio richiesto di eseguire una sequenza di passi tecnici sullo stesso piede, e il numero di passi eseguiti correttamente vanno già a identificare un attimo il livello che potranno ambire durante tutta la sequenza. Questa è la seconda sequenza di rumba. E questo sollevamento rotante, vedete che la ragazza mantiene una posizione difficile per tutti i giri che sono richiesti, in questo caso erano 4 i giri. E il sollevamento che può essere presentato è corto, per cui non può superare i 6 secondi e può essere o rotational o su una curva o dritto. In più, ogni coppia può presentare un altro sollevamento che ha solamente uno scopo coreografico, a cui però non si può dare un punteggio tecnico, un valore tecnico. E gli applausi della Motorpoint Arena di Sheffield sono per Susanna Nagy, Mate Fejes, 25 anni lei, 23 lui. Tra l'altro la particolarità è che sono allenati proprio dal papà di Susanna. Vediamo spesso che ci sono dei genitori che allenano i propri figli, positivo o negativo, Franca? Difficile sicuramente, no? Assolutamente. Beh, tu ne sai qualcosa, mi sembra, vero? Esatto. Hai preso la persona giusta o sbagliata? Guarda, da un lato è molto bello perché è piacevole, perché hai anche l'opportunità di condividere tanto tempo, tante occasioni con i tuoi figli, e altrimenti spesso facendo questo lavoro probabilmente li vedresti 3 giorni all'anno perché siamo sempre in giro. Dall'altro lato ci sono tutti i problemi legati al rapporto, alla relazione, insomma, per cui il rapporto genitore-figlio deve essere diverso dal rapporto allenatore-atleta. E quindi è molto, molto difficile gestire poi le due parti, però vedo che sempre più nel tanti, mondo no? Anche ci sono
tanti allenatori che allenano i propri figli. Di solito si cercano almeno delle altre collaborazioni, cioè di lavorare almeno con delle consulenze di qualcun altro. C'è qualcuno all'esterno, diciamo. Esatto, che possa magari intervenire nei momenti di difficoltà, eccetera. Il difficile è proprio lasciare tutto quello che sono le problematiche del ghiaccio al ghiaccio e quando si torna a casa dimenticare, no? E tornare a essere madre e figlia. Sì. Anche perché poi ci si allena tante ore al giorno. Esatto, ci si allena tante ore al giorno, quindi si sta insieme tanto, però... Io per esempio credo di riuscirci abbastanza bene. Che alleni tua figlia. Sì. La mia figlia. Riusciamo abbastanza bene a dividere gli ambiti perlomeno e i ruoli. Intanto la sensazione invece di Fabrizio sulla coppia che abbiamo appena visto, mentre aspettiamo il loro risultato. Ecco, adesso stiamo guardando il punteggio, comunque non mi sembra che fosse una coppia solida a livello tecnico, anche a livello interpretativo, no, hanno molto da imparare, hanno molto da crescere, per cui non credo che possano andare... Sentivo dire oggi, poi dopo magari la prossima coppia ne parleremo, che ci sono tantissimi modi di interpretare questo latino e che ecco. Sarà su quello che si discuterà più che altro. Allora, solo un attimo per dire il risultato: 44-99, 24-37 per il tecnico Elements, 20-62 per i components, dunque sono in terza posizione.